signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Buona serata, ben ritrovati. Si gioca questa sera qua al Pala Hockey di Forte dei Marmi la decima giornata fra Centro Porsche, Versilia Hockey, Forte dei Marmi e Game Innovation Sarzana. Aspetta il piazzamento, chiusa la difesa dei rossoneri, dunque liguri alla manovra, sono i ragazzi dei Rinaldis che devono difendere il tiro al gol! Pedro Gil, la piazza bassa bassa, là dove Corona non la vede partire, può solo raccoglierla dal fondo del sacco. È stato molto bravo Gnata a chiudere lo specchio della porta, perché Borzi l'aveva anche messa a raso terra, ma ci è arrivata ancora Borzi, bravissimo, e questa volta arriva il pareggio meritato, perché due grandi parate proprio sulle sue conclusioni e al terzo tentativo Borzi ha fatto centro. Segno che i due allenatori sono soddisfatti di quanto sta succedendo. Attenzione al contropiede, sfera all'indietro per il Luzzi, poi arriva Tornerra a sporcare, sfera lunga, compagno compagno, servito magistralmente con una sfera persa malamente dal Sarzana, la pallina vagante che torna sulla stecca di Gero Garzia per il tentativo di spizzata di Olmos, niente da fare, poi il fallo di Olmos è da blu, decisamente da blu. Ambrosio contro Corona, Ambrosio porta il pericolo, il tiro, la traversa di Ambrosio. Senza ombra di dubbio ricordo il risultato ancora una volta 2-1 in favore del Centro Porsche Firenze. Dunque si gioca con i Pignazar in possesso di sfera, l'appoggio è per Compagno. Compagno cerca di andare dietro per i Pignazar, la conclusione, gol! Chicco Rossi! Rossi che ci ha provato ripetutamente e non c'è riuscito, finalmente si sblocca. Ortiz è in pista da tempo immemore, Giulio. Sì, a vederlo insomma sembra veramente un giocatore fondamentale nel cefalo di Tornier. Qui ci poteva stare come quell'altro. Qui c'è il blu, sì. A Tornier, tutto è nei guantoni del portierone azzurro. Ci prova, colpisce il palo, poi rimane lì e la mette dentro. E questo fa tutta la differenza del mondo, Giulio. Galbas ancora, l'appoggio per Rossi, agganciato netto da Olmos che recupera un cartellino blu. Quota 8, il Game Innovation Sarzana, compagno, il tiro è ancora. Il portiere Corona che sventa, ancora Ambrosio in area, il gol! Lo squalo! Quando mancano 17 secondi di inferiorità numerica da giocare, lo squalo morde e fa 4-2. Galbas, Ambrosio, Pignazar e compagno. Ambrosio in area di rigore, si gira, il gol! Morde ancora! Impressionante! Si è girato in un millimetro, Giulio! Mamma mia, mamma mia! Senza ombra di dubbio raccoglie Ambrosio anche quello che non era riuscito a raccogliere fino a questo momento. Ricordo la traversa, e gol ancora! E compagno! Francesco Checco, compagno! Tra l'altro in questa occasione è stato molto altruista Cinquini, perché era in area, poteva anche concludere lui. Ci prova Ambrosio e fa la terza rete personale, sembrava quasi invitato a tirare in quell'angolo, gli si è aperto un corridoio. Encomiabili gli incessanti del Sarzana che hanno incitato per tutta la partita la squadra e stanno facendo anche adesso. E il Forte dei Marmi sta chiudendo e adesso lo sentirete la sirena, eccola qua. Eccolo qua, finisce dunque la gara 7-2